Buongiorno a tutti! Allora, come vi avevo accennato nel video degli stampi da Ben Good, mi sono arrivate tantissime box. Questa è una box nuova che non avevo mai visto, sinceramente. Si chiama Yume Twins. E come dice qui, è una box mensile con cose kawaii da Tokyo. Quindi, oh mio Dio, sono troppo emozionata. Guardate quanto è bella la scatola. Sono troppo curiosa di vedere cosa c'è qui. Quindi andiamo subito ad aprirla insieme. Allora, intanto c'è il quadernino, è bellissimo, ma sicuramente dentro c'è scritto quello che c'è, quindi non voglio spoilermi niente. Oh mio Dio! Allora, guardate qua, cominciamo molto bene perché questo è un pupazzo di Sailor Saturn, che ovviamente è di Sailor Moon. Guardate quanto è bellina! Oddio! Ed eccolo qua, è originale Bandai, oh mio Dio! Madonna, la roba Bandai costa tantissimo, non pensavo che una box avrebbe messo una cosa così. Anche il bollino d'oro, ragazzi, sono commossa veramente. Questo è davvero un ottimo inizio, troppo carina. Anche il cristallo d'argento qui, oddio, no, basta. Ok, molta calma. Ah, il prezzo della box ve lo scrivo qui perché adesso non me lo ricordo. Poi questo è uno straccettino che non so cosa serva. Carino comunque, straccettino con il fiocchettino. E mi avevano spiegato una volta cosa servono questi piccolissimi asciugamanini, ma non me lo ricordo. Comunque, vabbè, è molto molto carino. Poi, cade. Che cos'è? Allora, non voglio aprirla perché non voglio rovinare la confezione che è bellissima. E purtroppo non capisco di che anime è perché è scritto tutto appunto in giapponese. Comunque c'è questa specie di spillona, gashapon, no, cos'è? Non lo so, vabbè, è una cosa che si apre comunque. Sembra tipo uno di quei giocattoli per bambini di Sailor Moon che compravo una volta. Molto carina, non so che cosa sia Pippi. Cos'è Pippi? Ah, penso di essermi risposta da sola. Penso che sia di Prepara, che è appunto un anime giapponese. Ne ho solo sentito parlare, ma avevo notato, diciamo, delle action figure troppo belle e colorate di questi personaggi. Mi ero informata ed erano appunto di questo anime. Quindi ecco qua, ho scoperto che cosa sono. Poi, oh mio Dio, questo farà impazzire Dada Rose di sicuro. Lo andiamo ad aprire. È originale Sanrio. Eccolo qua. Ed è appunto questo portamonete di Gudetama, poverino, la sua vita è così triste. Qui è nel piatto e qui sta dormendo coprendosi con la pancetta. È bellissimo. Vabbè, sempre stando a tema di Gudetama, c'è quest'altro, che è una blind box. E direi che alla fine del video l'andiamo pure ad aprire. C'è un'altra blind box, oh mio Dio, che cos'è? E questa è una blind box di... Allora, ho letto sul fogliettino e non c'è specificato di cosa. Però nel frattempo ho scoperto che di queste si potevano trovare tutte le outer di Sailor Moon, che sono Sailor Nettuno, Sailor Uranus, Sailor Pluto e appunto Sailor Saturn. E io ho trovato Saturn. Bene, quindi un'altra blind box con questi specie di anellini molto... molto carini, anche se di plastica, vabbè, dopo vado ad aprire anche quella. Poi che carino, Mochi Mochi Panda, un... com'è che si chiama? Un memo pad di Mochi Mochi Panda, con questa fantasia e quest'altra, giusto? Con i fogli un po' più corti, come vedete. Troppo carino! E infine c'è questo kit che non capisco assolutamente cos'è. Sono tipo adesivi da attaccare in questi cosi, non lo so. Volevo sollevare un attimo, non lo so, non ne ho proprio idea. Forse dentro ci sono anche uno dei paesaggi e bisogna attaccarci gli adesivi, non lo so sinceramente. Ma ora, prima che mi sciolga, perché vi giuro che sto morendo di caldo, voglio andare ad aprire le due blind box. Partiamo da questa con gli anellini. Si apre da qua. L'ho distrutta, va bene, non avevo dubbi. Vediamo un po' che cosa c'è. Oh, che carino. Ah no, l'anello qua non è... sì, è in plastica, scherzavo. E niente, c'è questa luna fucsia con la stellina azzurra. Carino, questi sì che sembrano molto da bambine, essendo proprio di plastica, ma... ci sono delle caramelle dentro, guardate. In quella di Gudetama vediamo chi troviamo. Anzi, si possono trovare... wow. Ah no, si possono trovare solo questi. Che cos'è? Ah, questa è quella misteriosa. Allora, c'è l'UFO. Qui niente, solo con il guscio rotto.
Questo penso che sia da attaccare al bicchiere. Qui sto piangendo, qui con una fragola. Anche questo da attaccare al bicchiere e qui è sdraiato. Oh, mi fa troppa tenerezza questo personaggio. No, c'è lo scotch. Ok, ce l'ho fatta, vediamo. Oh, che carino! È quello con il guscio. Dai, è troppo bellino. Si sta tipo... Sì, si sta aprendo il guscio da solo. È troppo bellino ed è un portachiavi. No, troppo bellino. Lo aprirei, ma dovrei andare di nuovo a prendere le forbici. Non mi va. No, vabbè, tanto si vede benissimo anche da qui. Troppo carino. Allora, queste sono le cosine che ho trovato nella box. Sono veramente troppo, troppo, troppo belline. Sono molto contenta. E devo dirvi... Visto come va ultimamente con la Doki Doki, questa mi sa che è meglio, anche se non so, anche la Doki Doki all'inizio mi sembrava stupenda e poi adesso mi sta deludendo molto. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e io vi mando un bacione. Ciao!